siamo con la presidente del municipio Roma 1 Centro, Lorenza Bonaccorsi, che traccia con Radio Colonna un bilancio delle attività. Bilancio positivo, un anno di lavoro duro, durissimo, tutta la città, per tutta la giunta, sia capitolina che la nostra, municipale. Abbiamo rimesso in fila tante cose che dovevano essere rimesse in fila e pensiamo, insomma, che il lavoro che stiamo facendo è una buona semina per far sì che le cose andranno sempre meglio. Qual è il risultato che più l'ha soddisfatto? Beh, innanzitutto credo che abbiamo fatto un lavoro importante, a cominciare dall'organizzazione della raccolta dei rifiuti nei mercati nostri, del nostro municipio. Abbiamo dato un impulso importante per il recupero, lo sgombero dei rifiuti ingombranti in tutte le scuole del nostro municipio. È stato uno sforzo molto importante. Abbiamo cominciato, appunto, a rimettere in fila anche un po' di lavaggio delle strade, un po' di maggiore accuratezza e decoro. Abbiamo lavorato tanto anche sul sociale. Abbiamo lavorato quest'estate portando i nostri anziani ai punti blu, ai punti verdi, al mare, in piscina. Abbiamo lavorato per dare tanta luce a questo Natale, anche se siamo in un momento di difficoltà dal punto di vista energetico, pensiamo che sia un segnale importante per tutti quanti. E i rapporti con il comune? I rapporti col comune sono molto buoni, ovviamente lavoriamo insieme, in sinergia, ci sono tante competenze intrecciate. Questo devo dire che è il municipio forse in cui ci sono più competenze intrecciate di tanti altri, e quindi necessariamente bisogna lavorare insieme. Rispetto al problema dell'isola pedonale di Piazza di Spagna, come vi ponete? Io credo che dobbiamo fare un lavoro innanzitutto di riordino di tutto il tema degli ingressi e della mobilità del primo municipio e soprattutto nella ZTL. Abbiamo quasi 400.000 targhe autorizzate ad entrare in ZTL, è un numero eccessivo. L'assessore Patanel Campidoglio sta facendo un lavoro importante su Piazza di Spagna, io credo che dobbiamo fare anche lì un lavoro tutti insieme ai commercianti e ai residenti, per fare in modo che il centro torni ad essere un po' più libero, più bello, ma ovviamente sempre tutto in accordo per tenere insieme le esigenze di tutti.